Cari amici, come nostra consuetudine facciamo un altro po' di rassegna stampa, di cosette abbastanza interessanti che è bene che si sappiano. Questo è il Messaggero di domenica 10 gennaio 2016, Roma congelate le buste paga. Questa è troppo bella, capito? Loro rubano e poi congelano le buste paga ai dipendenti. Mi piacerà vedere. Ma io mi domando, come fa un cittadino? Allora, noi facciamo tutto il possibile, ma lo abbiamo sempre fatto, di opposizione al regime. Ma come fa un cittadino che paga, abbiamo visto, l'82,7% di tasse? E quando ero libero professionista, ho incominciato a non pagare le tasse quando mi sono reso conto che guadagnava di più lo Stato di quello che guadagnavo esattamente, io. Esattamente, cioè, questa è schiavitù, eh? Allora, diciamolo chiaramente, questo non è liberismo, questa è schiavitù. Allora, quando io ho cominciato a lavorare, il primo anno pagai 120.000 lire di tasse, e siccome avevo guadagnato 11 milioni, e allora era una cifra notevole, mi sembrava ingiusto, chiese il commercialista, ma siamo sicuri che è così poco? Perché volevo, mi sembrava talmente poco che non era giusto, certo. Perché mi sentivo di voler contribuire all'attività della nazione, al mantenimento dello Stato, al funzionamento dello Stato. E poi nel corso degli anni, a partire da 4-5 anni dopo, c'è stata l'iperbole, no? E fino a che a un certo punto, nell'85, ho detto basta, cioè non è più possibile. Sono successe una serie di cose che qui è inutile dilungarci, magari in altre occasioni lo dico, perché sono veramente di una demenzialità, di una voracità assoluta. Ma il fatto stesso di avere uno Stato che dichiara che ti prende il 44%, mi pare che dice ufficialmente, di tassazione, quando in realtà il livello di tassazione è oramai al parossismo più assoluto, è mai possibile che la gente non accetti passivamente una cosa del genere? Ma com'è possibile? C'è gente che sta chiudendo a rotta di collo, imprese, aziende, commercianti, artigiani che stanno chiudendo al tracollo totale oramai come categorie. È mai possibile una cosa del genere? Nessuno dice niente. Cioè, quando io vedo, per esempio, il negro o il cinese che vende senza fare fattura, senza bolla, io farei ugualmente, perché c'è una disparità di trattamento fra cittadini, che quelli manco sono cittadini, ma fra conviventi sullo stesso territorio. Ma no, ma c'è una disparità che di recente, l'altro giorno, è andata dappertutto. 5.000 euro a uno che si aveva raccolto un po' di mazzi di cicoria e la stava vendendo su marciapiede. Esattamente. Mentre quegli altri fanno quello che cazzo vogliono. No, vendono la cocaina sul marciapiede. Oltretutto. E glielo fanno fare tranquillamente. Ma magari gli danno pure la sniffata al poliziotto. Poliziotto, è sicuro. Come fanno le puttane, la scopatina settimanale. No? Per il poliziotto c'è sempre. Capito? Cioè, basta. Cioè, io fossi cittadino che fino adesso non ha reagito, noi abbiamo reagito decenni fa, ma qualcuno che non ha reagito fino ad oggi, ma come cazzo fa a non sentirsi ribollire il sangue nelle vene? Come fa? Io mi domando che cazzo di persone ci abbiamo. Cioè, è una generazione di amorfi. Sudditi, amorfi, carne moscia. Non lo so, non lo so. Cioè, io da ragazzo avrei preso qualunque cosa. T'ho detto, bruciavo le macchine dei professori per molto meno. Allora, proseguiamo. Allora. Qui ci sono dei belli articoli, scontri ai cortei di Colonia, migranti dietro front di Merkel. Allora, che ci voleva? Qualche violentuccia che poi noi pensiamo siano realmente false flag che servono, adesso non sappiamo bene chi sia che l'ha organizzata, comunque la manina di lor signori c'è sempre e potrebbe essere una scusa per giustificare certe svolte. Ma Siccome però questo Francesco qui, no, che adesso si accinge ad andare a ossequiare i suoi veri padroni, dice che va oltre Tevere fra qualche giorno dai suoi veri padroni. E già hanno cominciato a fare una serie di trasmissioni in televisione preparatorie. Esattamente. Il Papa dice ciascun cristiano accolga il migrante. Allora incomincia ad accogliere di tutto, figlio di puttana.
Lazzarone gesuita. Aveva detto che la Chiesa è povera. Sì. Ogni giorno viene con una sola che solo quella, solo la sola varrà almeno 5.000 euro. Esattamente. Ma se vale ma poco. Ma glielo fanno le suorine. Le sorine che lavorano gratuitamente per questi cardinali, ma scherzate, ma il domani che ci sia un po' di femminismo anche nella Chiesa, cardinali, le dovete pagare le cameriere, capito? Ricordatevelo bene. Allora, migranti dietro fronte di Merkel, Banca Italia, Etruria non ci ascoltò, Etruria che non è ascoltato, o non sono loro che d'accordo con questi dell'Etruria, i cui esponenti sono non a caso al governo in Italia, hanno fatto quello che hanno fatto. Sparia misurata, Libia, sventato attentato al Premier, il vice, il governo tornerà a Tripoli. L'altra cosa che mi interessa è qui una questione che forse è vera, forse è falsa, ma sai, frenata nei fallimenti, la svolta del 2015. Io dico che questa frenata è dovuta al fatto che sono falliti tutti quelli che potevano fallire, sono falliti. Gli hanno dato questa spinterella e via. E qui c'è un'altra cosa, e vedo qui la fotografia del mio concittadino, Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, ABI intesa con fondazioni e associazioni contro l'usura. Probabilmente hanno incominciato a capire che bisogna che si mettano d'accordo. Noi continueremo a denunciarli, noi continueremo a denunciare le banche per usura, sempre, sempre. E ricordatevi bene... Concettualmente la banca fa usura. Esattamente, ricordatevi sempre, perché cari amici, si appropria fra l'altro del tuo denaro utilizzandolo quando dovrebbe solo conservarlo. Esattamente, e cari amici, ricordatevi sempre che i mutui sono tutti usurai. Cioè, dovrebbe come minimo mantenere i tuoi denari, no? Che al come minimo. E invece, siccome li moltiplicano come minimo per 50, ma non gli basta, bruciano pure la 51esima volta che quelli che gli hai dato te. Esattamente. E quindi quello almeno dovrebbero avere l'accortezza di tenerlo in riserva, ma davvero. Ma voi vedete che francamente, chissà come sarà uscita fuori sta roba, la approfondiremo, ma in ogni caso noi siamo sempre contro l'usura, combatteremo, denunceremo gli usurai, denunceremo anche gli usurati che non si difendano. Clandestinità, via il reato, ma è scontro. Allora, tolgono il reato di clandestinità. Ma guardate come queste cose vengono a presentarsi sistematicamente al momento opportuno. Cioè, se c'è qualcosa che ci doveva essere, no? Era l'accentuazione del reato di clandestinità. Ti davo prima qualche annetto. No, anticipiamo che giovedì presentiamo due denunce. Una per la cosiddetta depenalizzazione, che è una oscenità assoluta che adesso non voglio qui trattare, lo faremo sapere, no, non voglio trattare per non anticipare niente, perché sennò poi dopo ci perdiamo la bellezza della presentazione lì sul momento. Una è questa, e l'altra è sulla illiceità, non mi veniva, illiceità del pagamento del canone RAI attraverso la bolletta dell'energia elettrica. Anche e poi fanno una pubblicità, questi mascalzoni, alla RAI, che non te dico, finalmente sarete facilitati, ma viva Dio che non pagava più nessuno, ma viva Dio che la gente aveva capito. Ma tu pensi che la gente pagherà? Non so, come fai, perché li freghi. Allora, che ti da una parte c'è la depenalizzazione del reato di aggressione, di lesioni violente, di invasione, di devastazione, eccetera. E però, quindi uno dice, beh, vedi che bel governo che abbiamo, però, poi analizziamo anche la cosa, però, guarda un po', invece, se non paghi, ti becchi 2 anni di carcere. Hai capito. Allora, come la mettiamo? Cioè, qua c'è una intenzionalità di distruzione del povero, dell'incapiente, che è quello che diciamo più sta male, no, ma il vantaggio verso le grandi multinazionali, quelli che hanno i denari che possono pagare e quindi pagano tutte le multe che vogliono e non fanno manco un giorno di carcere. In quei 2 anni di carcere poi ti fanno vedere sempre la litizzetto, capito questo qua? La litizzetto ti fanno vedere, capito? Andiamo avanti. Pagata 20.000 euro a puntata. Esattamente. No, a puntata, allora, ogni 5 minuti. Istanbul, la strage dei turisti, la vogliamo far vedere così, perché se qualcuno gli è venuto forse qualche dubbio,
che sia successo qualcosa di diverso. Oh, quarto scontro finale tra i 5 Stelle. Grillo espelle il sindaco, lei resiste. Allora qui c'è una questione in corso e noi poi la affronteremo al momento opportuno. Hanno fatto Caraghiri 3 volte con questa operazione, proprio da perfetti idioti. Esattamente, ci sono cascati come stronzi. No. Mai un libro, un film o un museo, un italiano su 5 a digiuno culturale. Non ci stupisce affatto. Non ci stupisce affatto. Li vediamo dai loro comportamenti. Ancora una tragedia in ospedale, muore a 19 anni per un aborto. Ora, anche questa cosetta qua mi sembra che sia un po' balorda, perché tu in questi ultimi mesi, questi ultimi recentissimi mesi, sono morti, mi pare, 5 donne, questa per l'aborto, e altre 4 che partorivano regolarmente in ospedale sono morte assieme ai figli. E beh, cari amici, bisogna che vi andate a fare dei corsi di aggiornamento, io penso, no? Rivolta nel PD, sulle unioni civili no alle adesioni. Allora, su questa cosa qui dobbiamo dire la nostra, perché il PD è un coacervo di personaggi che provengono provengono anche da diverse culture. In linea di massima, parlando è catto comunismo. Il catto comunismo ha le sue aderenze culturali autentiche, per cui il comunismo, cioè il marxismo, è stato completamente dimenticato, non esiste proprio nella cultura del PD. Resta un cattolicesimo di sinistra molto strabico e resta la componente radicale. Ora, è la componente radicale interna al catto comunismo che ha voluto tutte queste operazioni di stampo gender, di stampo melting pot, di stampo globalizzazione asessuata e compagnia cantante. Questo qui a cosa ha comportato? Ha comportato che tira, alla fine, ma sia pure per un fatto marginale, la rottura è avvenuta. Ecco perché si parla rivolta nel PD sulle unioni civili, no alle adesioni. Allora, questi hanno incominciato a dire di no su un fatto marginale, che è quello delle adozioni per le famiglie gay. Però, di qui, questa è la mia previsione, di qui le cose si evolveranno e ci sarà sicuramente un distacco molto netto tra le frange autenticamente cattoliche, quelle che seguono quegli ultimi barlumi di cattolicità che sono ancora all'interno della Chiesa, che sono ancora nella Chiesa, con il resto. Quindi ci sarà uno spezzettamento di sicuro fra poco. Roma, le miserie del sottosuolo. Allora, anche qui, per dirla la Repubblica, che ogni tanto scopre che ci sono anche le miserie del sottosuolo, è già qualcosa. Poi qui abbiamo un linciaggio spudorato, il movimento fa paura a tutti. Questo è molto interessante, perché è un intervento di niente un po' di meno che Dario Fo. Eccolo qui, un linciaggio spudorato, e Dario Fo, giustamente, per fortuna Dario Fo qualcuno lo sente anche a livello all'estero. Scandalo, come può il PD ergersi a moralizzatore con tutti gli scandali in cui è coinvolto dappertutto? E questo per quanto riguarda la presa del PD nei confronti di 5 Stelle. 5 Stelle, possiamo dire quello che vogliamo, l'abbiamo già detto, ma 5 Stelle a questo livello non c'è. Che in un paese del sud ci siano delle a gestione 5 Stelle ci siano infiltrazioni di carattere soprattutto o mafioso o camorristica, non è una novità, perché quella società lì è intrisa di camorrismo. Quindi non è un fatto. La camorra può essere attaccata laddove obiettivamente nella sua politica danneggia il popolo italiano. Ricordiamoci bene che la camorra è una delle entità più potenti nel mondo oggi, e siccome buona parte dei soldi arrivano in Italia, è stata lasciata fare tranquillamente a tutti i governi.
perché sono soldi che arrivano in Italia, ricordiamocelo bene, sia pure tramite intermediazione di altro tipo. Ma in un paese dove si accetta di tutto, dove si subisce di tutto, è bene sapere che esistono organizzazioni come Mafia, 'Ndrangheta e Camorra, le quali si fanno rispettare a livello mondiale. Ok, a livello mondiale. A me mi sta bene così. Io vedo il successo che ha avuto il libro Il Padrino, i film Il Padrino, perché hanno avuto successo? Perché c'è della gente coi coglioni. Sono dei delinquenti, ma saranno dei delinquenti in relazione a che? Perché gli altri governi non sono dei delinquenti. È più delinquente Il Padrino o il capo del governo italiano di oggi? Questa è la logica, dobbiamo ricordarcelo. Il Padrino almeno si fa rispettare. Almeno non tergiversa sulla sua identità. Oltretutto. ultima trincea dell'avvocatessa, lotterò fino alla fine. Ma va bene. Lotta, avvocatessa, chi se ne frega? A me mi sta bene. Ma di chi parla? È sempre l'avvocatessa messa in mezzo della cosa, no? Di quarto? Di quarto. Benissimo. Non siamo quasi alla fine. Vince chi bara e lo Stato perde sempre. Questo è importantissimo. Delle connivenze fondamentali tra lo Stato e le organizzazioni di stampo mafioso che gestiscono il gioco d'azzardo. Eccolo qua. Un bel articolone, eccolo qua. Lo Stato perde sempre. Nell'ultima legge di stabilità c'è un aumento delle tasse per i gestori dei slot machine, dei bingo, eccetera. Ah, sì. Incredibilmente. Sì, aumenteranno le tasse, ma scommetti che qualcuno di questi ministri avrà un incidente? Poi le tasse aumentano, ma puoi vedere se gliele fanno pagare. No? Ah, questo è un altro paio di maniche. Quindi questo, e per finire, questo ce l'abbiamo, per finire leggiamo due cosette. Questo è un articolo di un noto studioso, politologo, che è Curzio Maltese, né di qua né di là. Nel nostro indifferentismo c'è il DNA della nazione. Eccolo qui. Queste cose vengono denunciate, ricordiamocelo bene, questi intellettuali denunciano, poi queste denunce non diventano atto politico semplicemente perché sono pubblicate su riviste che è vero che sono lette, però sono lette sfuggivamente da gente che si vuole informare ma non vuole prendere un esempio per agire. Qual bacio e altri indizi in puro stile Relir, tragedia in casa Le Pen, vedi? Sempre lui, vedi anche qui, tragedia in casa Le Pen perché il padre bacia la figlia, capito? Ti immagini. Allora, l'ultima, che è bene che gli italiani le sappiano, perché sennò continuiamo a giocare sugli equivoci, e questo qui è importantissimo. Tanti onorevoli, poche leggi, l'aula va in crisi di identità. Allora, dei 4.753 disegni di legge presentati, 29 diventate norme, meno dell'1%, mentre Palazzo Chigi fa la parte del leone, troppo per qualcuno. Allora, tutte le sceneggiate che il semplice, il simplicissimus, cioè Matteo Renzi, sta facendo alla televisione per dire abbiamo fatto qua, abbiamo fatto là in Parlamento, sono tutte sceneggiate, perché come è scritto qui, e questo è il venerdì di Repubblica, del 21 luglio 2015. Ed è questo il motivo per cui noi pensiamo che a livello parlamentare e politico non si può intervenire nella situazione attuale per modificarla, assolutamente. Non fanno un cazzo. No, ma neanche chi fosse, che andasse lì, fosse un Movimento 5 Stelle all'ennesima potenza, non farebbe un cazzo uguale. Non fanno niente. Perché sono tutte proposte di legge, vengono dopo discussioni interminabili, vengono approvate, magari modificate, ridotte, poi vanno ai ministeri, dove restano lì e non diventano atti. Lo ripeto perché la gente ancora non ha capito, è tutta una menzogna, è una tutta da messa in scena. Guarda, tipicamente cristiana. Il referendum sull'acqua, che poi è diventato legge e quindi dovrebbe essere operativo, in realtà le multinazionali dell'acqua stanno facendo man bassa delle municipalizzate. A questo punto tu hai detto una cosa giustissima, non solo
le leggi votate, stravotate, non alla votate, fine vengono approvate, ma non vengono mai applicate. Non vengono mai applicate perché manca il meccanismo di applicazione, le norme di applicazione che spetta ai ministeri. I ministeri non lo fanno. E allora lo ripetiamo perché è troppo bello, dei 4.753 disegni di legge presentati, 29 diventati norme, meno dell'1%. E no, poi probabilmente è quel che il testo. No, è lo 0,5%. Lo 0,5%. Sì, meno dell'1%. Cioè, una, cioè niente. Cioè un governo che non ha mai fatto un cazzo. Il semplice va in giro per il mondo, hai capito, a dire cazzate. Poi lui, il primo che sa perfettamente che non fa niente. Per concludere, no, ma lui, meglio così, meglio che non faccia ma niente. Ma per la Madonna, certo che fa, passa e avanza. Oh, ma certo, siamo non dovrebbe proprio fare niente, neanche quel po' che siamo hanno fatto. Siamo felicissimi che tutte le strombazzate di questo coglione poi finiscono in gloria, per fortuna, perché giustamente anche lì dobbiamo dire che c'è anche una categoria di burocrati di Stato che fanno da freno, l'hanno fatto sempre, ti immagini, non lo faranno adesso. Però l'ultima cosa è molto bella, così infatti la cosa che faremo noi quando dovessimo andare al potere, la prima cosa è che togliamo tutti i quadri che comandano nei ministeri. Tutti in pensione. Tutti senza tutti in pensione. Ma immediatamente. Tutti in pensione, non secondo lo stile francese. Non qualcuno sì o qualcuno no. Secondo lo stile francese. Tutti, via, pensione, gente nuova. Oh, questa è molto bella. Tutta gente di 25-30 anni. Sì, ricavato cervelli sempre dalla... Selezionati fra i migliori, no? Fra i migliori, sicuramente. Non la massa. Sicuramente. Il venerdì del 9 settembre 2015, che è veramente molto carino, le pornoversioni della professoressa precaria. Complici i social network, viviamo in un'epoca che ha scoperto il gusto della frase a effetto. E in questo fiorire di citazioni il latino non si disdegna, ma bisogna saperlo, altrimenti si può finire come quel politico che sostenne su Twitter che le riforme erano fatte a canis cazzum. Qualcuno gli ricordò che il latino ha le sue regole, non come la politica, quindi avrebbe dovuto scrivere mentula canis. Eh certo. E noi lo diciamo molto spesso, lo diciamo molto spesso. A qualcuno, qualche donna vuol sapere per quale ragione viene citato il mentula canis, gli spiegheremo queste specificità anatomiche del cane. Ma anche poi praticamente se vuole, capito? Noi siamo sempre pronti, capito? Facciamo vedere praticamente anche se non siamo cani. Allora vale la pena di spulciare il bel blog Macaronea, dove si trovano le considerazioni sparse di una professoressa precaria di lettere Macaronea. WordPress.com. Ah, carine. Qui l'autrice Marta, classe 1984. Laurea in lettere classiche, dottorato in filologia classica, a scuola ci sto meglio che a casa. Passa da dotte disquisizioni su Cicerone e Seneca, epistelografi fino alle tragicomiche vicende dei precari della scuola, e ogni tanto fa divertire i suoi lettori con le migliori trovate dei suoi studenti, come le pornoversioni dal latino. Un'alunna scrive: Enea abbandonò Didone per andare a cercare un'altra Troia. Sono Enea. Care amiche, cara amica, fammi un commento anche a me, io vado in giro per le parlamentari, per le ministre, scrivi anche a me che io vado a cercare un'altra Troia. Capito? Lasciatene una e l'altra. Povera Didone, oltre al danno anche la beffa. O ancora, Romani feriebant, elefantos pils. I romani colpivano gli elefanti nelle palle invece che coi giavellotti, perché pilis significa appunto giavellotti. Allora, capito, cari amici, volete divertirvi col latino macaronico? Andate sul blog Macaronea e con questo vi saluto. Beh, ma giustamente macaronea in latino è macaroni. Certamente.
Sì, ma no, Macaronea è, no, sì, è il sito. È, no, questo va detto per chi non lo sa, che sono stati ritrovati a Pompei dei piatti di maccheroni. Certamente. E quindi già nel 79 dopo Cristo c'era, si mangiava la pasta. Mangiavano la pasta. Oltre alle varie pappette di farro, di certo, fave, di ceci, che era, diciamo, il pasto del legionario classico. E che dava talmente forza a questi legionari, i quali ci facevano a piedi carichi 20 come erano, miglia al giorno come, esatto, minimo. Ma tutto, non per un giorno. Tutti i giorni. Come fanno gli atleti che fanno la gara. C'è stato quello spostamento importante, adesso non mi ricordo se era Adriano o Traiano. No, ma poi tu calcola. Traiano fece uno spostamento di circa 1000 chilometri di una legione, da, non mi ricordo, dalla Pannonia fino alla Dacia, circa 1000 chilometri a piedi in una settimana. Una come cosa niente. D'altronde i membri, cioè l'esercito dei triunviri, del secondo triunvirato, nello specifico si trattava di Ottaviano e anche Marcantonio, credo, per raggiungere Filippi. Ottavio, zona... Marcantonio e oddio, l'altro chi era? No, ma Lepido non c'entrava. Sì, vabbè. Non c'entrava Lepido. Vabbè. Per andare a Filippi, sì. Per andare a Filippi, il famosissimo ci rivedremo a Filippi. Esattamente, ci rivedremo a Filippi. Non da Filippo. Dove e non da Filippo. Come se c'è una battuta di uno dei racconti di Guareschi, Guareschi, sì, dove c'è Peppone che dice ci vediamo a Filippo. E allora... lì ci fecero una camminata prima poi di scontrarsi con le truppe di Cassio e di Bruto a Filippi, 550 chilometri dallo sbarco fino a Filippi, 550 chilometri a piedi, carichi di tutte le vettovaglie, minimo 30-40 chilometri, e poi col fiatone, perché li dovevano raggiungere per tempo oltretutto. No, quindi, con minimo 30-40 chili, esatto, come minimo, perché oltretutto i cariaggi, essendo cariaggi molto lenti, e questi qui non potevano, quindi buona parte se lo dovevano portare dietro, per forza. I cariaggi arrivavano 20 giorni dopo, perché il passo del romano era veloce, ma il passo del bove col carro non è veloce. No, ma infatti loro portavano tutti questi cereali così umili, diciamo, tipo il farro, le fave, i ceci, le lenticchie, eccetera, perché erano molto energetici e potevano, non andavano a male, erano in farina o in semi, per cui riuscivano a cucinarli rapidamente, certo, anche con poco con poco calore. Erano nutrienti altrettanto che la carne, quindi forse di più, certo, come quindi, concentrazione, come rapporto, la carne è al 70% acqua, certo, infatti era un peso leggero, perché portavano appresso, non so, 5-8 kg di questa roba qui, però ci mangiavano per 20 giorni, un mese, con quegli 8-10 kg, quindi era un rapporto peso-potenza enorme. Ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. So long, sempre. Sì, sempre so long, e laudetur priapus.